Il mio obiettivo principale è diventare titolare in Superlega e essere un opposto di punta, un giocatore a cui il palleggiatore nei momenti importanti non ha paura di dare la palla e successivamente mi piacerebbe prendere parte anche alla nazionale maggiore, magari anche lì da titolare in futuro. Sport a tutti gli effetti, e al tempo stesso sto cercando di studiare, mi sono iscritto quest'anno all'università e cerco anche di mettermi da parte un piano B in caso il piano A non dovesse andare o a prescindere anche se ne dovesse andare il piano A, ma poi finirà. Scienze dell'alimentazione e gastronomia per diventare... in realtà mi sarebbe piaciuto, però purtroppo la scuola di cucina ha l'obbligo di frequenza, quindi ho optato per diventare magari un eventuale nutrizionista. C'è un pallavolista a cui ti ispiri? Un modello? Un modello è più che un giocatore in particolare, un modello di giocatore, ovvero, come dicevo prima, quello che mi piacerebbe diventare un opposto di punta. Per farti il giocatore che si avvicina di più al mio esempio è quello che è stato Kurek, l'opposto della Polonia nel Mondiale 2018, che è stato semplicemente mostruoso. C'è un pallavolista a cui ti ispiri? Un modello? Un modello è più che un giocatore in particolare, un modello di giocatore, ovvero, come dicevo prima, quello che mi piacerebbe diventare un opposto di punta. Per farti il giocatore che si avvicina di più al mio esempio è quello che è stato Kurek, l'opposto della Polonia nel Mondiale 2018, che è stato semplicemente mostruoso. Uno dei figli migliori, ecco, nel senso che la città Sesto è città dello sport. Quando lo sport raggiunge l'eccellenza mondiale, non si può che festeggiare e essere felici.